La prima operazione da fare per elaborare la nostra Porsche 935 è quella di smontare tutto il modello. Operazione molto semplice, basta iniziare con la rimozione della griglia dell'alettone, che è in questa posizione. Una volta rimossa questa, possiamo smontare agevolmente tutta la nostra vettura. È importante anche separare le quattro coperture, vedete, le quattro coperture dei pneumatici, che poi andremo a riverniciare nel colore giusto, ma soprattutto dovremo poi procedere alla sverniciatura della carrozzeria in zama del modello solido, che poi andremo a riverniciare nel colore prescelto. Questa è la carrozzeria della nostra Porsche 935 dopo la verniciatura con il classico arancione Jägermeister. Eccola qui. Qui invece vediamo la carrozzeria della nostra 935 dopo la posa delle decalcomanie ad acqua. Questa qua. Qui invece possiamo vedere l'interno della vettura. Sulla parte interna è già stampata il sedile nel quale abbiamo aggiunto le cinture di sicurezza blu. Abbiamo verniciato l'estintore di rosso con delle parti in argento ed abbiamo realizzato la leva del cambio, come potete vedere qui. Per la realizzazione della leva del cambio è una cosa molto semplice. Ho usato un pezzettino di spillo per la parte, diciamo così, verticale, mentre l'impugnatura è stata realizzata con una pallina di Vinavil che una volta asciugata è stata verniciata di nero. Qui possiamo vedere il modello completato. Abbiamo sostituito il parabrezza in plastica del modello originale con un nuovo parabrezza in acetato trasparente. Abbiamo poi realizzato i finestrini laterali sempre in acetato trasparente, in quanto nel modello originale non erano presenti. Abbiamo poi inserito due contorni fotoincisi per la decalcomania che riproduce la griglie. Abbiamo poi i retrovisori, il tergicristallo fotoinciso e alla fine, ultimo, ma ovviamente non ultimo per importanza, abbiamo inserito dei faretti lucenti all'interno degli appositi vani e abbiamo realizzato poi la copertura dei fari sempre con dell'acetato trasparente. Ecco qui. Bene, cari amici, con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per le notifiche. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.